Signori all'ascolto, buon pomeriggio da Alberto Viazzi che conduce in studio, in regia Giovanni Castello con l'assistenza di Christian Vogni. In primo piano oggi il tema di attualità, ovvero il nuovo accordo che sembra ormai prossimo per la realizzazione del depuratore, o meglio dei depuratori del Tiguglio. Si sta arrivando probabilmente a una soluzione condivisa. Oggi i sindaci sono stati a Genova, nella sede della città metropolitana, per un confronto, per ascoltare le proposte del consigliere delegato della città metropolitana di Genova, Enrico Pignoni, che avremo in collegamento telefonico. Per commentare gli sviluppi della situazione abbiamo tre rappresentanti dei comuni del Tiguglio qui ospiti dei nostri studi, incominciando dalla mia destra, Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Poi abbiamo Diego Marchiolè, vice sindaco di Carasco. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie. E Cesare Pesce, sindaco di Ne. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Quindi rappresentiamo le vallate, poi avremo appunto dei collegamenti telefonici. Più tardi invece, dalle tre in avanti, uno sportello dedicato agli anziani con tutte le informazioni relative alle pensioni, le novità che si sono sviluppate nell'ultima parte del 2016. Dicevamo allora la situazione dei depuratori, e oggi c'è stata questa riunione a Genova, la città metropolitana ha presentato le proposte, si tratta di realizzare due depuratori, due impianti diversificati, uno a Chiavari nell'area del Lido e l'altro invece a Sestri Levante in località Ramaia. Quindi emerge da questo possibile accordo la scelta di realizzare i depuratori che servono le vallate in maniera differente. Per quanto riguarda Chiavari, quindi sarebbe un impianto a servizio anche di lavagne e di zuagli sulla costa e poi di rimediato entroterra, Carasco, Cogorno, Ne e via via la Val Fontana Buona, mentre l'impianto che si trova a Ramaia servirà per la Val Petronio, quindi per Sestri Levante, insieme a Casarza Ligure e a Castiglione Chiavarese. Diego Marchiolè, com'è stata la riunione di questa mattina? La riunione è stata una presentazione di questa proposta da parte del consigliere Pignone, alla presenza di vari sindaci e rappresentanti dei comuni. Ha illustrato praticamente un miglioramento di una proposta che era stata già portata avanti, quella di fare l'impianto, diciamo, per quanto riguarda la vallata dell'Entella nell'ambito della colmata. Ora la colmata chiavarese di Chiavari era stata ritenuta un'area strategica, credo un'area strategica per Chiavari e per il territorio, e naturalmente hanno pensato di dare un attimino un'attenzione maggiore col comune di Chiavari e di migliorare la proposta. Ora stanno parlando di un'area adiacente, quella della zona Lido, che come ci è stato illustrato dal sindaco Levaggi è un'area comunque destinata come distretto di trasformazione ad essere oggetto di intervento, di miglioramento, di qualificazione urbanistica. Quindi è probabile che si possa discutere di un'alternativa fattibile, perché è in zona comunque costruibile e comunque è una zona che rimane diciamo preferibile, perché dal punto di vista proprio fisico è alla fine del fiume e quindi anche non ci sono costi, diciamo, di strutture di pompaggio e problematiche collegate. Quindi si delinea una soluzione praticabile secondo voi. Adesso abbiamo in collegamento telefonico da Genova in diretta, come anticipato, Enrico Pignone, consigliere delegato all'ambiente per la città metropolitana di Genova. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Abbiamo anticipato a grandi linee quelle che sono le proposte avanzate dalla città metropolitana di Genova, quindi si va verso la soluzione di due impianti distinti. Sì, direi di sì. Allora, diciamo che come i sindaci hanno potuto constatare, vuol dire, non era mai stata una prevaricazione, ma un tentativo di trovare delle soluzioni condivise. Le soluzioni, quella che poi oggi è ancora sul tavolo, è quella dell'impianto comprensoriale unico, che era comunque un dettato da quello che mi si chiedeva dalla regione, aveva portato poi a un conflitto oggettivo, direi, con il comune di Chiavari, ma anche con il territorio. Non so se eravate presenti, ma quando io poi sono venuto a Chiavari e ovviamente tutta la popolazione, diciamo, presente in quell'occasione, specialmente i balneari, oppure erano tutti preoccupati anche per la condotta sottomarina. Ancora, al di là di tutto, ho sempre tentato in trasparenza, perché tutte le documentazioni erano e sono ancora disponibili sul sito dell'ATO della città metropolitana, e lo saranno anche tutte quelle che hanno poi portato all'altra valutazione, cioè quella di rivedere a questo punto la possibilità di due impianti, uno per la Val Petronio, e questo se si è levante si è reso disponibile con l'area di Ramaia, e a questo punto però rimaneva, come sapete, la problematica dell'Entella.
le proposte che poi erano state fatte dai comuni come Levi per Pian Seriallo, oppure c'era la parte di Lavagna sull'area portuale, poi sono state approfondite ulteriormente, ma a questo punto ho chiesto al gestore di rivedere, di rivalutare anche altre aree possibili che prima non potevano essere, erano state scartate anche per la questione della dimensione dell'impianto. L'area del Lido di Chiavari sarebbe quella prescelta secondo queste valutazioni, in base soprattutto a quali considerazioni? Allora, intanto partendo per esclusione, perché tutte quelle altre proposte erano sono comunque in aree esondabili e tempi e costi di realizzazione solamente delle infrastrutture di mitigazione, cioè sono comunque onerose anche in questione di tempo. Quella del Lido era un'area che avevamo tenuto in considerazione, ma poi superata, come si diceva, per l'indisponibilità un po' dell'area, c'erano le problematiche legate anche alla piscina, che non si capiva chi fosse, come fosse l'aeroporto col demanio, c'erano un po' di problematiche, queste sono state superate dal comune di Chiavari. Avevo chiesto di fare una verifica a questo punto anche con gli uffici, però mi sembrava corretto prima di dire altri approfondimenti, di fare un incontro che ho avuto stamattina con i sindaci delle vallate, ovviamente con la presenza di Levaggi, se Chiavari a questo punto era disponibile a fare un approfondimento su quell'area. Allora, oggi mi è stato mandato insomma, di fare un passaggio ulteriore. I tempi a questo punto sono che il 24 lui incontrerà i sindaci, e il 3 di febbraio a questo punto io convocherò la conferenza metropolitana dei 67 comuni. Questo perché il passaggio a questo punto sarà quello formale, che io devo riprendere riscrivere la delibera che identifica in due impianti, uno per vallate, non più uno. Ci sarà comunque un aumento dei costi rispetto alla scelta 1, ma come ho detto stamattina c'è un costo anche della democrazia, nel senso io non voglio prevaricare i territori, ma se si riuscisse a trovare soluzioni condivise, anche pagando qualcosa di più, io credo che sia un valore aggiunto. Ci abbiamo messo magari un po' tentato. C'è un'idea di quanto aumenterebbe il costo complessivo dell'opera, cioè passando da un impianto unico a due di vallata? Guardi, io adesso per i numeri che riesco a vedere, come è chiaro che stiamo parlando sempre di progetti provvisori, visto che dobbiamo fare approfondimenti, ci sono circa una differenza di circa 10 milioni di euro su questo, che possono essere tanti o quello che sono, però di fatto anche qui si potrebbe contenere la tariffa, perché ho lavorato anche in questo ambito, dato che stiamo lavorando in accordo con il gestore per abbattere i costi e stiamo firmando un accordo per una riduzione dei costi del 35%. Questo comporterebbe di mitigare quei 10 milioni, insomma, anche con altre operazioni che stiamo tentando di portare avanti, per cui riducendo i costi da una parte possiamo magari non aumentare la tariffa, ecco questo. Per cui questo sarebbe. Grazie per queste prime illustrazioni ad Enrico Pignone, che è il consigliere delegato all'ambiente per la città metropolitana di Genova. Ancora buona giornata. Grazie anche a voi, buona giornata. Sentivamo parlare di questo aumento di costo per l'operazione complessiva dei due depuratori di vallata. Abbiamo notato un'espressione perplessa e anche sorpresa da parte del sindaco di Nea Cesare Pesce. Forse tanto questo gap di 10 milioni di euro. Ma sì, mi sembra di sì, però logicamente poi ci sarà un progetto preliminare che detterà poi tutte le voci necessarie per formalizzare poi la gara d'appalto. Ecco, quindi si vedrà poi alla fine quanto costa. Leggendo oggi il giornale si è visto poi anche Rapallo, il ribasso d'asta che c'è stato, quindi voglio dire, poi si auspica sempre quando si fa una gara che ci sia un po' di ribasso e che quindi il prezzo sia ancora maggiormente contenuto. In merito a queste soluzioni che si stanno delineando, qual è la sua impressione, sindaco? Lei è favorevole a questa nuova formula? Ma io ero uno di quelli che aveva votato contro l'impianto comprensoriale in allora, quindi spezzettare l'impianto comprensoriale in due impianti mi sembra anche la soluzione tecnicamente più giusta, anche perché secondo me poi bisogna guardare quello che saranno poi i costi di gestione futuri dell'impianto, diciamo che un impianto cosiddetto a caduta senza tante stazioni di
di pompaggio come prevedeva il vecchio impianto, appunto, pompando i reflui da Sestri verso Chiavari, andrà comunque a incidere minormente su quella che sarà la gestione dei due impianti. A quindi c'è un mio, costo poi di costruzione che può essere un po' più alto, che però verrebbe poi risparmiato il prezzo della gestione. Immagino di sì. Ecco. Tra l'altro i sindaci che hanno fatto interventi sinora hanno giustamente fatto alcuni riferimenti alla situazione come si era delineata precedentemente, lo ricordiamo Marco Lea ai nostri ascoltatori, perché si parlava prima di un depuratore comprensoriale che doveva essere localizzato, secondo una prima stesura, nella colmata Mare di Lavagna. Poi c'è stata una sollevazione generale di fronte a questa ipotesi. La città metropolitana di Genova si stava concentrando sulla colmata Mare di Chiavari, sempre però per un depuratore comprensoriale. Ora siamo di fronte a una vera e propria novità. Allora, sì, da ma molti, anche perché, come diceva il sindaco Diné, da molti questa novità era stata ventilata, auspicata e anche già sostenuta. Però è la prima volta che la città metropolitana si espone, no? Diciamo che prevale forse il buon senso questa volta, per fortuna dico, anche perché veramente l'idea del comprensoriale unico delle due vallate, diciamo distinte, Sestri e Entella, è sempre stata un'idea comunque caduta dall'alto e molto difficile, diciamo, da giustificare a livello tecnico, nel senso che nonostante si prodigassero a spiegarci il tubo sottomarino, il fatto che un impianto magicamente avesse comunque minori costi di gestione a prescindere dalla rete dei reflui, finalmente si tiene conto dei comuni, delle popolazioni, e questo è importante. Si sta riprendendo un po' di democrazia che è stata persa nel percorso delle votazioni. Nell'ambito della conferenza dei sindaci a Genova si è 67 comuni, è difficile parlarsi, è difficile avere una discussione costruttiva, e si arriva lì già con idee, ognuno le sue, e nella votazione che c'è stata per l'impianto unico di vallata hanno preso la maggioranza i comuni dell'ambito di Genova, che avevano come unico obiettivo quello di ridurre il costo, almeno sulla carta, che poi sappiamo benissimo che un progetto di massima preliminare è molto difficile che dia delle indicazioni precise, tassative sui costi, tanto più un progetto così incerto dal punto di vista e complesso, perché è comunque un progetto molto ampio. Però va detto anche che nel passato non c'è stata una posizione unica, una proposta unica arrivava dal Tiguglio, dai sindaci del Tiguglio, quindi da questo punto di vista è stato, si è perso del tempo. Diciamo che nel tempo è stata portata avanti la linea sulla Vagna, quella, diciamo, del depuratore unico sulla Vagna, nella quale, diciamo, è stata messa avanti per i problemi della costa, nel senso che era stata imbastita che la Vagna aveva dato disponibilità al depuratore e poi a cascata gli altri comuni, mano a mano che gli è stato chiesto, hanno aderito, diciamo, per quelli che erano interessati, diciamo, a questa ipotesi. Poi mano a mano è uscita anche l'idea di abbracciare altri comuni, progressivamente anche Chiavari, che fino a qualche anno fa non si parlava di attaccarlo alla Vagna inizialmente, ma in una fase successiva, e ultimamente si è scoperto, ma veramente imbarazzante, dire che la Vagna da diversi anni è in zona rossa, quindi era una zona comunque impraticabile, ecco, dal punto di vista proprio tecnico, il collocamento di un depuratore. Una cosa importante che c'è da dire, proprio dovere di storia, che nelle prime ipotesi erano veramente pazzesche e veramente spaventose, perché ed sono state ipotesi che hanno appunto fatto risvegliare anche la coscienza popolare, con comitati eccetera, che sono stati contro queste iniziative, diciamo, del lato, eccetera, sovraordinate, sì. Quella di realizzare la colmata diciamo nelle zone vicine al porto di Lavagna. Poi è stata per fortuna una iniziativa che è andata a cadere, però, come dire, è un peccato che si sono persi degli anni a aspettare che piovessero delle iniziative dall'alto. Ecco, l'insegnamento da questa situazione è che forse come comuni dovremmo parlarci di più e creare forse un tavolo comune che periodicamente sui problemi condivisi, da poter parlarsi tra comuni limitrofi e del Tiguglio. Sì, anche e non su aspettare altri temi, avere delle posizioni magari. Sì, non aspettare comuni, che Genova ci venga a dire cosa dobbiamo fare, perché poi alla fine ci mette confusione, magari le amministrazioni ogni 2 o 3 anni cambiano, ci sono elezioni, cambiano situazione, e quindi alla fine diventa difficile elaborare delle scelte condivise, che non ci siano dei problemi poi con ricorsi al TAR o quant'altro, e invece sì, abbiamo invece, certo, come dire, un servizio per la popolazione. Di fatto sindaco Pesce, Lavagna clamorosamente da un certo punto di vista è passata dal comune che avrebbe dovuto avere un depuratore comprensoriale per tutta la zona, compresa Sestri Levante, qui c'era stata l'opposizione di molti, anche del sindaco Pino Sanguinetti,
a una nuova situazione in cui Lavagna non avrebbe nessun depuratore sul proprio territorio, perché anche il depuratore di Vallata passa su Chiavari, no? Sì. Voi la vedete bene questa situazione, questa soluzione che si propone? Sicuramente quando si esaminano certe problematiche bisogna studiarle bene dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico, come ha detto prima il mio collega Marchiolè, è zona rossa e quindi è inedificabile. E di conseguenza, se non è sfruttabile, bisogna cercare degli altri siti. Sicuramente Chiavari, io come ha già detto Marchiolè, sono contento che Chiavari abbia aperto una porta per quella che è la zona del Lido. Logicamente sfrutterà questa opportunità anche per farsi fare logicamente delle opere pubbliche all'interno del proprio territorio, però logicamente, come ho detto prima, bisogna cercare un sito che sia condiviso dalla popolazione. Una cosa secondo me intelligente è quella di aver fatto una riunione con i comuni interessati dall'opera, perché logicamente se noi ci ritroviamo a votare un'opera con 67 comuni che magari non sanno neanche dov'è la zona Lido o dov'è la zona colmata di Lavagna, votano unicamente sul costo dell'opera. Perché come noi sappiamo tutte queste opere, comprese anche una semplice rifacimento di una rete fognaria, va poi a cadere sulla tariffa, e di conseguenza chi si trova a votare che non sa e non gli tocca neanche il problema del depuratore comprensoriale o in questa ipotesi dei due depuratori, vota unicamente sulle cifre che si vanno a impegnare. Ecco. Come abbiamo sentito da Pignone, quindi il 24 di gennaio ci sarà questo incontro per i sindaci del Tigullio interessati da questo depuratore comprensoriale, e poi il 3 di febbraio si torna a Genova per la conferenza dei servizi dei sindaci del Lato per votare definitivamente questa soluzione. Veniamo adesso all'altra parte del discorso, quindi località Ramaia, dove dovrebbe sorgere il depuratore per la Val Petronio, che interesserà Sestri Levante, Casalza Ligure e Castiglione Chiavarese. Al sindaco Giovanni Segnaro intanto chiedo un suo giudizio sulla bontà di questo nuovo progetto di insieme che è stato presentato questa mattina. Allora, noi come Comune Casalza Ligure in un primo momento tutta la Val Petronio aveva votato per il depuratore comprensoriale, ma con una motivazione tecnica. La proposta che ci era stata fatta ci sembrava dal punto di vista economico e funzionale la migliore. Successivamente, come è stato detto, c'è stato, e giustamente, visto che siamo sindaci eletti dal popolo, c'è stato un movimento popolare che ha messo in discussione questa scelta, e quindi giustamente Città Metropolitana, il consigliere Pignone e tutti noi abbiamo ritenuto di doverla rivedere. E quindi per quanto riguarda il nostro comprensorio Sestri Levante, Casalza e Moneglia, ringraziamo il sindaco Ghio che ha messo a disposizione un'area, quella della Ramaia, che peraltro aveva già messo a disposizione il precedente sindaco Lavarello, ma questo in un'ottica comprensoriale. Con Sestri noi siamo vicini di casa, abbiamo molti interessi comuni, per esempio sulla raccolta differenziata Casalza ha messo a disposizione il centro di Bargone, dove c'è l'ecocentro, dove tutti i comuni della Val Petronio conferiscono la raccolta differenziata. Quindi in un'ottica comprensoriale Sestri Levante ha deciso di mettere a disposizione questo sito, e quindi noi siamo consapevoli che questa scelta comporterà un esborso a livello economico maggiore, però ripeto, se questa scelta viene accettata anche dalla popolazione, dai cittadini della Vallata dell'Entella in maniera più migliore, anche dal punto di vista politico agevola i nostri colleghi, è una scelta che condividiamo. Aspettiamo quindi di avere poi il progetto definitivo per valutare bene i benefici, e penso che anche per il Comune di Sestri Levante è comunque un'area che verrà valorizzata. Quindi come Casalza Ligure siamo contenti del risultato ottenuto, proprio in un'ottica di comprensorio. Come dicevano prima i miei colleghi, dobbiamo assolutamente portare avanti anche in tutti gli altri temi. Comunque la realizzazione di un depuratore di vallata per la Val Petronio, quindi in località Ramaia, potrebbe presentare anche il vantaggio di un tempo di costruzione più rapido, quindi forse voi da questo punto di vista potete anche andare più veloci. Si tratta di un impianto più piccolo, per quanti abitanti abbiamo fatto un calcolo generico? 30.000 abitanti, 30.000 penso, abitanti più o meno tra Sestri Levante, Casalza Ligure e Castiglione Chiavarese. Anche perché noi siamo in infrazione, quindi l'urgenza c'è, ci sono delle possibili sanzioni che dovrebbero ricadere nelle tasche di tutti i cittadini della Città Metropolitana, e quindi ora l'urgenza, oltre che essere un'urgenza politica, è anche un'urgenza tecnica, quindi un'urgenza per il rispetto di una normativa. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli che il depuratore si faccia bene, ma si faccia anche possibilmente presto. Abbiamo in collegamento telefonico il sindaco di Chiavari, Roberto Levaggi. Buongiorno sindaco. Tutti.
Allora, in merito a questo incontro che c'è stato durante la mattinata, abbiamo già presentato in trasmissione quello che potrebbe essere il progetto che si va a delineare con i due depuratori di Vallata. Quindi le chiedo immediatamente, per la soluzione del Lido di Chiavari, lei come sindaco ha già dato un nulla osta, ha già dato una disponibilità o ha preso tempo per studiare la situazione? No, io ho preso tempo dicendo che valutavo positivamente intanto l'aspetto che questa mattina il consigliere delegato Pignone non ha più parlato di un depuratore unico sull'area di Colmata come scelta quasi irreversibile come era alcuni mesi or sono, si è arrivati anche per le battaglie che abbiamo fatto noi come comune di Chiavari e altri comuni del comprensorio sui depuratori cosiddetti di Vallata che evitano condotte sottomarine o comunque via Aurelia che potevano creare dei problemi anche a livello turistico della zona di Lavagna e di tutto il Tivoglio. Devo ancora valutare, tanto convocherò anche i miei consiglieri, il capigruppo, il 24 facciamo una riunione il 24 di gennaio dei sindaci del bacino dell'Entella per valutare un attimino la situazione, tanto per cominciare io ho detto, questa è un'indicazione che viene data perché la zona del Lido fa parte del distretto di trasformazione nel nostro piano urbanistico che va dal porto turistico sino al confine di Lavagna, quindi è una zona che è compatibile da quel punto di vista lì. È una zona Colmata Mare di Chiavari, no? Che era esclusa proprio anche dal vostro piano urbanistico. Esclusa perché l'area di Colmata è un mappale importante di sviluppo strategico per la città. Il Lido è una zona che deve essere riqualificata, uno degli obiettivi, non dico di questa mia amministrazione che è in fase di scadenza, ma penso che debba essere di tutte le amministrazioni che vengano in futuro, sia quello di riqualificarla, perché lì ci vuole già rifare la vecchia piscina olimpionica e rivedere tutta la zona che adesso appunto per questo si presenta in uno stato di degrado. Potrebbe essere un'ipotesi fattibile, però io voglio approfondirla, quindi non abbiamo dato nessun ok perché devo fare ancora questi passaggi, prima di poi vedere il progetto, valutare attentamente l'impatto che può dare in quella zona, anche se è lontano dalle case oltre 200 metri circa, perché quella legge dice 100, e purché sia poi interrato, ci sono tutta una serie di cose che ad oggi non sappiamo. L'unica cosa che giudico positivamente è che ormai si sta parlando di depuratore da 140.000 e non più di depuratore comprensoriale, ma un depuratore consortile che possa ambientalizzare tutta la zona. Per una cosa, Sindaco, poi evidentemente tutti questi aspetti dovranno essere chiariti e approfonditi. Ancora un aspetto, per il depuratore realizzato nella zona del Lido di Chiavari, comunque il Comune di Chiavari avrebbe una contropartita, non so se se ne è già parlato questa mattina a Genova. No, di contropartita non si è ancora parlato ufficialmente perché dobbiamo valutare il progetto. Ovviamente se si fa un depuratore lì noi dobbiamo, questo è sottinteso, si verrà a liberare totalmente l'area di Preli e il Comune di Chiavari acquisirebbe un'area anche importante dal punto di vista turistico, sportivo e sotto tanti aspetti vicino alla collina delle Grazie in una zona ambientalmente tra le migliori. E poi ci dovranno essere altre contropartite come la riqualificazione di quella zona, compresa la piscina. Però è una cosa che va valutata attentamente con il gestore, perché sono quello che chiediamo noi prevede dei costi e comunque la pregiudiziale che noi poniamo è il ritiro della vecchia delibera, perché non dimentichiamo che per superare le sanzioni ad oggi è in vigore una vecchia delibera della città metropolitana e dell'Alto che stabilisce che oggi come oggi c'è un depuratore da 210.000 abitanti equivalenti al centro dell'area di Colmata. Quindi questa è la precondizione. Grazie per ora al sindaco di Chiavari Roberto Levaggi e buon pomeriggio. Arrivederci. Chiamare subito anche il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, per sentire l'altra parte, perché poi il sindaco ha anche degli altri impegni istituzionali. Stavamo parlando con il sindaco di Casalza Ligure di questa soluzione che fa riferimento a Ramaia, ora riprendiamo il filo. Sindaco Pesce, da quello che ha detto Levaggi, insomma, diciamo un'apertura, è possibilista, non si sbilancia il sindaco? Beh sì, logicamente... Noi non ci possiamo esporre direttamente perché prima bisogna, giustamente, lui dovrà fare tutti i suoi passaggi con la sua maggioranza e sentire anche i delegati della popolazione che magari hanno esercitato in questi mesi le loro obiezioni. Quindi è giusto che lui si prenda il suo tempo. Intanto il 24 vedremo cosa verrà proposto anche come soluzioni. Dovessi essere io nei suoi panni e sicuramente farei così. Adesso lo dicevamo per l'area di località Ramaia dove forse ci sono meno problemi da affrontare.
affrontare. Lei, sindaco Stagnaro, aveva anticipato poco fa che era una soluzione già da tempo preconizzata dal comune di Sestri Levante, poi rimasta in sospeso per tutto il dibattito in corso. Però ecco, forse ci si poteva muovere un po' prima, forse ha ragione Marco Le quando dice che come sindaci del Tiguglio bisognerebbe studiare una forma di collaborazione più strutturata per tutti questi problemi che man mano si profilano. Ma per riportare un po' la cronistoria di quello che è successo, il piano delle acque del 2009, che è votato dalla stragrande maggioranza dei comuni e del Tiguglio, prevedeva il depuratore comprensoriale. Poi successivamente sono state fatte delle scelte diverse. Nel 2016 Regione Liguria, l'attuale Regione Liguria, il governatore Totti, ha previsto la possibilità, oltre al depuratore comprensoriale, anche quello di Vallata. Quindi l'ipotesi del comprensoriale non era un'ipotesi che era campata in aria, era l'ipotesi principale della città metropolitana. Poi, ripeto, successivamente sono venuti fuori problematiche sia politiche che tecniche di rispetto ambientale e quindi sono venuti fuori i depuratori di Vallata. Per cui Ramaia era un sito previsto in un'epoca in cui l'ipotesi era quella del comprensoriale, quindi era un sito previsto come alternativa se si fosse andati incontro a questa ipotesi di depuratore di Vallata. Quindi, quello che adesso sta accadendo, diciamo. Che è quello che è successo. Abbiamo in linea Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo già presentato tutta la questione, ma veniamo al discorso di Ramaia. Per Sestri Levante ormai questa è la strada del depuratore di Vallata, ma voi potete partire subito o dovete aspettare comunque ancora qualche passaggio preliminare? Ma dunque, intanto devo dire che oggi mi sembra che ci sia stato un ragionevole sblocco della situazione, un ulteriore sblocco, ricordando che il comune di Sestri, in accordo con i comuni della Val Petronio, aveva proposto già diversi mesi fa di uscire dall'impasse per la mancata decisione rispetto alla soluzione sulla depurazione dell'Entella, mettendo a disposizione il proprio sito, appunto il sito di Ramaia, che era già nelle proposte date dalla precedente amministrazione. Comunque si era rimasti in una situazione di impasse perché non si riusciva a trovare un sito idoneo ed accettato dalle amministrazioni comunali per quanto riguarda la parte dell'Entella. Oggi, con questa proposta della città metropolitana sull'impianto nella zona del Lido di Chiavari, se il comune di Chiavari confermerà un'adesione a seguito delle verifiche che il sindaco Levaggi giustamente deve poter fare, mi sembra che siamo arrivati ad uno sblocco importante della situazione. Su Ramaia il soggetto gestore ha già avuto dalla città metropolitana l'input di andare avanti con le ipotesi di fattibilità, quindi sta già lavorando attivamente e poiché il 3 febbraio è fissato l'incontro con i sindaci del lato per poter arrivare ad una questione definitiva, diciamo, a quel punto io credo che ci sia proprio l'ufficialità per andare avanti e quindi, per quanto riguarda Ramaia, procedere con la progettazione preliminare, condividerla con il comune, di modo che il depuratore diventi anche un'opportunità, ovvero una riqualificazione dell'area per la frazione e per tutto il territorio. Che lei sappia, in vista proprio della riunione del 3 di febbraio con i sindaci del lato di Genova, questo progetto che verrà presentato in merito alla località di Ramaia, quale importo complessivo avrà, quindi quale spesa prevederà e quali tempi di realizzazione? Guardi, sull'importo ancora non le so dire perché non ho ancora avuto modo di avere visto gli importi, se non di avere l'indicazione che le due soluzioni di depurazione avranno un importo sicuramente superiore rispetto a quella del depuratore comprensoriale, però credo che la scelta sia quella a questo punto di bloccare la situazione e di andare avanti nonostante gli importi saranno un po' superiori rispetto a quelli previsti inizialmente. Quello che a me interessa è, che interessa la Val Petronio, io credo, è che si vada avanti in tempi rapidi e quindi si proceda con tutto l'iter di progettazione preliminare, di confronto nelle varie sedi istituzionali di cui è necessario un confronto, in modo da rendere il progetto cantierabile, insomma, in un arco di tempo ragionevole, ma non ho ancora avuto il cronoprogramma. E poi l'altro elemento, come dicevo prima, di interesse è che il progetto comporti un'importante riqualificazione dell'area di Ramaia, anche con la destinazione dell'area a strutture sportive riqualificate che migliorino davvero la qualità della zona. Grazie a Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante, buona giornata. Buona giornata a voi.
fa riferimento più volte al soggetto gestore, che comunque è Iren per tutta questa operazione. E c'è stata un'altra ipotesi, Diego Marchiolè, che era stata avanzata dal sindaco di Revi, quella dell'area dei piani di Seriallo. Centanaro spingeva molto in questa direzione. Voi come Comune di Carasco appoggiavate o meno? Noi siamo sempre stati contrari. Perché? Perché è un'ipotesi contrologica, sempre nella logica di economizzare i costi di gestione, e l'idea di avere un impianto alla fine, diciamo, del fiume, quindi per caduta, riduce sensibilmente i costi di gestione. Cioè non, e poi pensare di andare a fare l'impianto in salita in una zona scarsamente abitata, forse, però con costi, diciamo, di realizzazione delle tubature, con problematiche connesse molto, molto incidenti, e tanto più in una zona comunque con problemi di esondabilità enormi. Come ha fatto ben presente oggi il consigliere Pignone, uno dei problemi del sito indicato da Levi è quello, diciamo, che la messa in sicurezza di quel sito avrebbe determinato invece un peggioramento del rischio idraulico a valle, perché era di fatto un'area, diciamo, esondabile, golenale, comunque un vaso di espansione in caso di piogge intense, e coprirla, renderla, diciamo, tra virgolette impermeabile, comunque non allagabile, provoca matematicamente un rischio aggravato sulle zone di fondovalle che già hanno subito alluvioni e quindi avrebbero peggiorato la situazione. Il tema sarà ripreso da Teleradio Pace e approfondito dopo questa riunione del 24 di gennaio, laddove ci saranno elementi in più da presentare al pubblico. Per ora grazie agli ospiti che sono intervenuti in diretta qui in studio: Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure, Diego Marchiolè, vice sindaco di Carasco, e Cesare Pesce, sindaco di Ne. Noi adesso proseguiamo con la nostra trasmissione. Intanto abbiamo un servizio filmato, abbiamo intervistato Federico Luigi Bisso, il comandante della Polizia Municipale di Chiavari, a proposito del prossimo fine settimana, con la Fiera di Sant'Antonio per Chiavari. Sarà certamente un fine settimana del tutto particolare, con la previsione dell'arrivo di molta gente e con delle modifiche importanti alla viabilità e anche qualche misura antiterrorismo che quest'anno è stata adottata. Quest'anno particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza, alla pubblica incolumità, con un'ordinanza specifica e una richiesta anche da parte della Questura. Di che cosa si tratta? Sì, in pratica ai soliti divieti di sosta che si prevedono in tutta Chiavari, dei quali raccomandiamo appunto di guardare sui cartelli e di rimuovere le macchine per tempo. Normalmente la fiera si gestisce con poche rimozioni, in realtà qualcuno, due, tre, quattro, no, non di più, a volte anche meno. Quest'anno abbiamo ricevuto dall'amministrazione della pubblica sicurezza una richiesta di ordinanza. Praticamente si vieterà sia su sabato che su domenica la circolazione ai mezzi aventi peso superiore a 7,5 tonnellate, quindi ai camion un po' più grossi. Da parte della Questura è arrivata anche la richiesta di posare dei New Jersey nei principali accessi alla fiera. Questo verrà fatto in che modo? In alcuni accessi della fiera saranno presenti dei New Jersey, che sono quei delineatori di carreggiata, sono piuttosto pesanti, il Comune di Chiavari ne possiede una decina, e verranno sistemati in modo da ostacolare l'eventuale intrusione di un veicolo che si andasse verso la fiera, ma nello stesso tempo devono consentire il passaggio dei veicoli dei fieristi, che non dimentichiamo che comunque sono 540 banchi, quindi 540 furgoni, in qualche caso anche camion più grossi, e deve assolutamente consentire il transito dei mezzi di soccorso. I primi divieti scatteranno a partire dalle 20 di venerdì, e poi come si andrà a configurare la sosta, comunque il transito in città? Sì, tradizionalmente diciamo i divieti scattano dalle 20 di venerdì, comunque si raccomanda di guardare gli orari sui cartelli. Noi la prima azione si fa in via Le Casman, dove ci sono i 40 banchi della fiera agricola, perché i banchi, diciamo, di materiali agricoli richiedono più tempo per essere allestiti, e poi da lì a seguire si procederà dal mattino prestissimo con le rimozioni. Poi la fase 2 è la conta dei presenti e poi l'assegnazione dei posti non occupati dai titolari, i cosiddetti spuntisti. E poi durante i giorni di fiera, sabato e domenica, comunque ci sarà attenzione per la sicurezza di chi sarà presente. Sui borseggiatori sì, bisogna prestare molta attenzione. Mi permetto di fare due raccomandazioni, cioè magari il portafoglio nella tasca davanti, le borse davanti, attenzione ai cutter, perché le borse spesso vengono tagliate e lo scippatore non strappa la borsa ma segue la vittima aspettando che cadano gli oggetti. Qualche anno ci sono stati anche dei banchetti
che poi spariscono all'istante appena vedono una divisa, di quelli che fanno il gioco delle tre carte, quella chiaramente è una truffa e purtroppo tutte le volte che si presenta questo qualcuno ci casca. Assolutamente evitare di giocare soldi, perché mettono davanti uno che vince, ma è un complice, no? che per dimostrare che si può vincere, poi in realtà è solo una truffa, quindi molta attenzione. Torniamo in studio in diretta. Da oggi apriamo uno spazio riservato alle persone anziane, ai pensionati, per dare informazioni, per raccogliere segnalazioni, per cercare di andare a scoprire i problemi principali e vedere se c'è anche qualche possibilità per affrontarli. E c'è la possibilità anche di intervento con SMS per rivolgere domande ai nostri esperti da adesso sino alle ore 15:30 in diretta al numero 320 3856 000, un numero che comparirà in sovrimpressione, che andiamo a ripetere: 320 3856 000. E l'esperto in questione è Fabrizio Cafferata, che è il responsabile dei pensionati della CISL per il Tiguglio. Buongiorno, benvenuto, direi bentornato nei nostri studi. Grazie a voi e buongiorno e buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Teleradio Pace. Oggi iniziamo a parlare di pensioni, un tema che probabilmente può essere ripreso anche in altre puntate, perché è sempre complesso, ci sono tante informazioni da tenere presenti, però vogliamo dare un'informazione sufficientemente chiara e completa già da questa puntata, perché nel campo pensionistico ci sono delle novità che stanno entrando in vigore, che possono essere interessanti per i nostri ascoltatori. Intanto, per quanto concerne proprio tutto il sistema pensionistico italiano, di cui spesso si discute, a volte vengono fuori proposte di modifiche anche radicali del sistema pensionistico. Allo stato attuale siamo in una fase di stabilità? Ci sono dei punti ormai che sono fermi o siamo ancora in una fase fluttuante? Io credo che ci sia da fare un po' di chiarezza, perché il nostro sistema pensionistico è sempre messo in discussione, il sistema previdenziale. È in effetti un sistema complessivamente costoso rispetto ad altri paesi, ma ha una grande anomalia che solo il paese Italia ha, che è quello che l'assistenza e le pensioni di invalidità sono nel sistema previdenziale, mentre negli altri paesi sono sotto la fiscalità generale. E questo è ovvio che determina un problema di sostenibilità che andrebbe sanato, perché in questo momento, se fosse eliminato e passato sotto la fiscalità generale sia le pensioni di invalidità sia tutte le iniziative di assistenza, il nostro sistema previdenziale sarebbe assolutamente non in pareggio ma inattivo. Quindi andrebbe sanato, però allo stato attuale non ci sono dei percorsi aperti. Assolutamente su questo, anche se credo che rispetto alla Unione Europea, che rileva sempre che in Italia c'è una spesa elevata, io credo che il governo stia lavorando, penso, a modificare questo aspetto, perché è un problema anche per il governo italiano, che rischia di venire sanzionato per una spesa che in effetti non è previdenziale, ma è in parte assistenziale. Io mi auspico che questa, diciamo, anomalia venga sanata. I sindacati hanno siglato un accordo nel settembre scorso del 2016 con il governo sul sistema pensioni. Intanto, anche in questo caso, in linea generale, quali sono gli aspetti più importanti? Ma io credo che è stato fatto dopo anni un buon accordo che riguarda tutto il mondo del lavoro, che ha modificato, finalmente ha sanato alcune problematiche che la legge Fornero aveva creato, ma soprattutto interviene anche su dei punti per i pensionati importanti. Io credo che i punti più importanti siano l'estensione della no tax area, cioè... Ora la spieghiamo bene, facciamo prima l'elenco e così poi ci orientiamo. L'estensione dell'area non tassata. Dell'area non tassata. L'estensione della 14ª mensilità, che era stata, diciamo, introdotta nel 2007, e soprattutto c'è anche un ragionamento importante sulla rivalutazione delle pensioni, che nel 2019 c'è un impegno ovviamente a fare una serie di modifiche per migliorare la rivalutazione delle pensioni, che come sappiamo è ferma al palo da un po' di anni. Ecco, questi sono i tre temi che adesso affronteremo. Forse potremmo partire proprio dall'ultimo, che se vogliamo è più generale, però noi sappiamo che ci sono davvero tanti pensionati che, la solita frase, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, ma a volte si parla di pensioni di 500-600 euro al mese, pensioni di reversibilità che sono molto basse. Allora, allo stato attuale esiste comunque una rivalutazione delle pensioni adeguato al costo della vita, oppure si è fermi a valore nominale? Allora, intanto un dato importante è sapere che
sono dati ovviamente approssimativi, ci sono circa 18 milioni di pensionati in Italia, di cui il 63% è sotto i 750 euro. Di conseguenza noi abbiamo un quadro ben preciso di una situazione in cui c'è una grave difficoltà, soprattutto in tanti pensionati che veramente non riescono ad arrivare a fine del mese. E io credo che l'accordo del 28 settembre ha colto per primo i punti che, voglio dire, possono venire incontro a queste persone. Di conseguenza io credo che sia stato importante aver fatto quell'accordo. La rivalutazione, lei mi chiedeva della rivalutazione, la rivalutazione oggi è una rivalutazione insufficiente, è una rivalutazione Istat, bisogna modificare i parametri di rivalutazione delle pensioni, questo è l'impegno che in questo accordo è stato assunto e dovrebbe, diciamo, da qui al 2019 essere portato a termine, così come bisogna modificare la modalità di rivalutazione delle pensioni, che oggi sono a fasce di importo e vanno riportate a scaglione di importo. Questo permette una qual è la differenza? E la differenza è che ovviamente gli scaglioni sono più, voglio dire, sono di più e permettono, voglio dire, una rivalutazione più omogenea rispetto a quello che oggi è la fascia, che è molto più distante. Come dicevo prima, un nuovo indice per la rivalutazione, perché oggi è insufficiente. Il paniere dove oggi si va a ricalcolare la rivalutazione delle pensioni è assolutamente insufficiente e non rappresenta il reale bisogno, diciamo, dei pensionati. E allora l'accordo che avete preso, che farebbe scattare dal 2019 un nuovo sistema di ricalcolo delle pensioni, di adeguamento delle pensioni, che cosa prevederebbe? Questo prevederebbe, allora, come le dicevo prima, prevederebbe il passaggio agli scaglioni di importo, un nuovo indice di rivalutazione e anche una ricostituzione del montante previdenziale per avere una rivalutazione maggiore rispetto al fatto che in questi anni si è perso una parte consistente di rivalutazione anche rispetto a alcuni provvedimenti che i governi passati hanno preso. E ora diremo anche questo, però. Facciamo un esempio così molto indicativo, molto orientativo. Una pensione di 700 euro al mese attuale, con queste rivalutazioni, a quanto potrebbe arrivare? Beh, certo che a oggi non si può, diciamo, fare un calcolo preciso, ma credo che sicuramente con questi provvedimenti potrebbe nel tempo avere una modifica importante, sempre partendo dal fatto che una pensione di 750 euro è una pensione assolutamente insufficiente. E poi ci sono quegli altri due aspetti che abbiamo accennato prima quando abbiamo fatto l'elenco. Intanto l'area non tassata della pensione. Esatto. Che cosa è previsto? Questo è già in vigore, no? Eh sì, questo è già uscito sulla Gazzetta Ufficiale, ovviamente deve entrare in vigore nel 2007, va a sanare un'ingiustizia, perché prima i lavoratori avevano un'area di non tassazione di 8.125 euro, mentre invece i pensionati avevano una dimensione inferiore, che era di 5.000 erotti euro. E ovviamente è una cosa incomprensibile, perché chi lavora aveva una cifra e chi è in pensione un'altra. È stata sanata, è stata portata a 8.125 la non tax area anche per i pensionati, con un limite ovviamente di reddito di chi è, che arriva sino a 55.000 euro, che, voglio dire, è un limite importante. Quindi, credo. Sotto i 55.000 euro c'è quest'area non tassata che scatta automaticamente, che o i pensionati devono fare qualche cosa? Questa scatta automaticamente. E quindi dove si vede poi nel momento della, ovviamente, della dichiarazione dei redditi? Ovviamente questo si vede che nel proprio modello OBSM lì ci sarà scritto ovviamente la nuova cifra con la nuova dimensione di tassazione. E quindi ci possono essere dei pensionati che hanno tassazione zero? Potrebbero esserci dei pensionati con una tassazione zero, esatto. Applicando questi calcoli che stiamo dicendo. Esatto. Poi l'altra questione, l'altra novità che è stata introdotta nel settembre scorso, quindi quello della quattordicesima, quella che fa riferimento alla quattordicesima, che cosa è previsto esattamente? Beh, qui avevamo prima una situazione, come le dicevo, era stata introdotta una quattordicesima mensilità per i pensionati che avevano una pensione, questo nel 2007, che arrivava a 9.789 euro lordi ovviamente, e a questi pensionati, che sono circa 2 milioni, è stata aumentata la cifra della quattordicesima e poi è stata estesa la quattordicesima mensilità fino a 13.052 euro. Di conseguenza un aumento notevole della platea, diciamo, ovviamente qui parliamo di 13.052 euro
lordi l'anno, e qui siamo in presenza di un'estensione importante, oltre che di un aumento di un'estensione importante, in riferimento al dato che dicevo prima, che in questo paese comunque tanti pensionati percepiscono la pensione bassa, perché il 63% sotto i 750, di conseguenza un intervento che allarga parecchio la platea, diciamo, di chi ha bisogno di più. E la quattordicesima di cui stiamo parlando scatta nel prossimo mese, esatto, di giugno? Esatto, esatto. Anche in questo caso sono degli automatismi, i pensionati non devono fare nessun niente, passaggio. Su queste cose sono cose, diciamo, regolamentate, ovviamente. Quindi se uno è una persona che sta entro limiti, questi termini avrà a luglio, credo. Vedrà riconosciuta la quattordicesima. Ovviamente nei limiti del reddito che dicevo prima, chiaramente. Nei limiti di reddito, e comunque con la misura della quattordicesima è variabile rispetto a... Beh certo, ovviamente, è chiaro, a secondo il reddito della persona. Però è per tutti i tipi di pensione, per questo tutti vale lavoratori. Per tutti i tipi di pensione, per tutti questi provvedimenti valgono per tutti. E poi ci sono altri aspetti che ora approfondiremo, ma abbiamo in collegamento telefonico in questo momento da Chiavari Alvaro Manuello, che è il direttore del patronato delle ACLI di Chiavari. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi. Con Fabrizio Cafferata abbiamo già presentato gli aspetti che qualificano il nuovo accordo sulle pensioni che è stato preso nel settembre scorso. Ci sono però degli aspetti che apriamo anche come discorso con il patronato ACLI, che fanno riferimento a coloro che dovranno andare in pensione. Anche su questo ci sono delle novità interessanti. Sulla base anche delle pratiche che voi portate avanti, quali sono le cose in questo momento più urgenti da sapere, da dire ai nostri ascoltatori? Allora, diciamo che la finanziaria ha riservato diverse novità per chi è in procinto di andare in pensione. Indubbiamente uno degli strumenti, che tra l'altro è un qualcosa del tutto nuovo nel panorama legislativo italiano e la cosa che ha destato più interesse in questi ultimi mesi, è quello che era stato un po' conosciuto come APE, cioè l'anticipo pensionistico. E questa misura doveva essere un po' la risposta a quello che era, diciamo, la promessa di intervenire sui requisiti della legge Fornero, quindi la promessa era quella di creare una sorta di flessibilità nella possibilità di accedere alla pensione. Di fatto questo strumento in realtà garantisce un qualcosa di diverso, cioè la possibilità di non accedere prima alla vera e propria pensione, ma un'indennità che sostituisce la pensione, quindi che mi accompagna fino alla data della pensione vera e propria, oppure per la generalità dei lavoratori di accedere a una forma di prestito agevolato. In queste ultime settimane abbiamo avuto moltissime richieste, perché evidentemente è un qualcosa che ha suscitato curiosità, essendo anche proprio un qualcosa di nuovo. Va detto subito che la legge di stabilità ha previsto questo strumento, ma ha demandato una serie di decreti attuativi tutta la messa in pratica di questo anticipo pensionistico. Di fatto sarà possibile richiedere questo soltanto a partire da maggio del 2017. Quindi adesso le pratiche non si possono avviare, può avere senso venire da voi soltanto per prendere informazioni? Perché appunto si è in attesa di questi decreto attuativo. I decreti dovrebbero uscire nell'arco di 60 giorni, poi ovviamente sarà anche compito dell'INPS dare le proprie circolari operative, che andranno a specificare le modalità con cui si chiede. È un qualcosa però che senz'altro per alcune persone sarà decisamente interessante, perché la distinzione, è bene chiarirlo, è proprio netta fra questo anticipo pensionistico dato come formula di prestito vero e proprio, cioè parliamo di un prestito bancario agevolato in cui il lavoratore di fatto va a contrarre un debito nei confronti di una banca, che dovrà poi essere restituito con una trattenuta fatta sulla pensione, quindi andrò a restituire questo importo nell'arco di 20 anni all'istituto che me l'ha erogato, e questo può essere un qualcosa che effettivamente dà una via di uscita anticipata di pensione, ma chiaramente deve essere inteso come un debito che il lavoratore va a contrarre, e quindi va ben pesato, anche perché come patronati ci sentiamo un po', diciamo, preoccupati, siamo un po' sull'allerta del fatto che si inserisca all'interno di un rapporto che è esclusivamente pubblico tra il pensionato e l'ente previdenziale un soggetto esterno, che è un soggetto commerciale come un istituto di credito. Quindi diciamo che è un po' tutto ancora da valutare negli effetti, ma può essere effettivamente un qualcosa di interessante.
senz'altro più significativo, più interessante ancora, è quella che viene normalmente chiamata come APE sociale, cioè questo anticipo pensionistico dato proprio invece sotto forma di indennità a chi si trova in particolari situazioni, perché questo è di fatto un'indennità di importo pari alla pensione che mi viene erogata in anticipo e che ha lo scopo proprio di accompagnarmi alla pensione. Su questo poi nelle prossime puntate dovremo dare informazioni più precise ai nostri ascoltatori, perché può interessare effettivamente tanta gente. Giusto, proprio per capire quali potrebbero essere le categorie di lavoratori interessati però da questo tipo di indennità, quindi non dal prestito che è possibile per tutti, ma per questa indennità che non va restituita, ci sono tutti quei lavoratori che sono prossimi alla pensione, sono quei lavoratori che hanno compiuto i 63 anni, che quindi hanno un'età che li porterebbe a pensione nell'arco massimo di 3 anni e 7 mesi. Lavoratori che siano in disoccupazione, oppure lavoratori che abbiano assistito familiari con un handicap, oppure lavoratori che siano lavoratori invalidi, che abbiano un'invalidità almeno superiore al 74%, e tutti quei lavoratori che abbiano svolto in questi ultimi anni delle lavorazioni faticose e pesanti, operai dell'industria estrattiva, i conduttori di mezzi pubblici, conduttori, personale viaggiante delle ferrovie, il personale infermieristico, insomma tutta una serie di categorie di lavoratori, possiamo dire fra virgolette, che hanno svolto lavori usuranti, che potrebbero ottenere questa indennità che di fatto non li colloca in una pensione ma in un prepensionamento 3 anni e 7 mesi prima della data effettiva. Grazie per ora per queste informazioni. Quindi chiaramente poi andrà visto nel dettaglio cosa prevederanno i decreti e se per le varie categorie si rientrano in questi specifici requisiti. D'accordo, grazie per le informazioni. In diretta ad Alvaro Manuello, direttore del patronato ACLI di Chiavari. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Naturalmente anche il patronato della CISL segue tutte queste pratiche. Certo. Ancora un aspetto in conclusione, Fabrizio Cafferata, che può essere importante da segnalare. Quello che è accaduto negli anni 2013-2014 in tema di pensioni forse adesso viene rivisto. Vuole un attimo richiamare la problematica? Beh, certo, come dicevo in anticipazione, prima di entrare nel merito, il sistema previdenziale è un po' di anni che viene messo, diciamo, sotto attacco e qualche governo prende il sistema previdenziale come un bancomat, perché il governo Monti ha fatto un provvedimento grave, ha bloccato praticamente totalmente la rivalutazione nei trattamenti pensionistici da 3 a 6 volte il minimo, cioè da circa 1.490-3.000 euro, non c'è stata nessuna rivalutazione per il biennio che citava lei prima. Lo ripetiamo, 2013-2014. Allora, rispetto a questo sono stati fatti anche da parte, diciamo, del sindacato una serie, dalla CISL, anche dalla CISL, una serie di ricorsi che hanno portato ad esprimersi la Corte Costituzionale, che ha ritenuto illegittimo il principio di zero valutazione, cioè non è possibile non avere zero rivalutazione nelle pensioni. Rispetto a questo il governo Renzi, al momento, diciamo, dell'espressione della Corte Costituzionale, ha sanato questo con un decreto, col famoso decreto Poletti nel 2015, che però non ha recuperato tutto, ha dato, diciamo, una somma, una tantum, un forfè ai pensionati però comprensivi nei due redditi che citavo prima. Un forfè che ovviamente non ha compensato. E rispetto a questo, rispetto al fatto che comunque tanti pensionati si sono giustamente ritenuti insoddisfatti di questo, sono stati fatti dei ricorsi che sono tuttora in corso, alcuni però sono già andati a buon fine e i giudici rimandano alla Corte Costituzionale il quesito. E rispetto a questo noi abbiamo fatto dei ricorsi amministrativi all'INPS che servono per poter eventualmente fare causa se ci saranno le condizioni per poter recuperare i soldi. Quindi bisogna fare ricorso per poi, se le cose si metteranno in un certo modo, mantenersi in posizione per portare avanti la causa. Questo è un ricorso amministrativo che non comporta nessuna spesa e nessuna causa. Può essere ancora fatto. In quale termine? Quanto tempo c'è ancora? Allora, diciamo che le tempistiche sono, diciamo, in 3 anni dal 2015, di conseguenza c'è ancora tempo sino ad agosto del 2018 a farlo. Quindi in questi mesi, chi fosse nelle condizioni Nelle condizioni, però, che dicevo prima, può ancora farlo. Non è vero che è scaduto
scaduto il 31 dicembre 2016. Quindi come, non c'è come quella scadenza, non c'è ma quella scadenza. Appunto, si può fare ancora il ricorso. Agosto 2017. Esatto. Per ora grazie a Fabrizio Cafferata per l'intervento in trasmissione, per questo sportello aperto verso grazie. Le persone anziane, verso le persone pensionate. Avremo modo, come anticipato, di tornare su queste tematiche le prossime settimane. Adesso il tempo è terminato, è scaduto, quindi finisce la nostra trasmissione. La rubrica Buon Pomeriggio tornerà domani alle ore 14.30. A tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.